Riparte con un mese di iniziative distribuite in tutta la città la rassegna Giugno Giovani promossa dall'Assessorato alle politiche giovanili del Comune. Questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo la presentazione della sesta edizione dell'iniziativa che dal 1 al 30 giugno prevede un fitto calendario di eventi consultabili sul sito istituzionale del Comune. È un mese all'insegna del protagonismo delle ragazze e dei ragazzi della città di Napoli. 30 giorni di eventi, il programma è consultabile sul sito del Comune di Napoli. È un programma che valorizza quel piccolo e prezioso ma potente che c'è in tutti i quartieri della città, da Forcella, Rione Traiano, il centro storico, Scampia. È un programma che valorizza tante ragazze e ragazzi che hanno deciso di non andare via da Napoli, di restare qui e di crescere in questa nostra meravigliosa città e di farla crescere. Hanno deciso di imporre i propri percorsi di bellezza, di impegno, di creatività. E quindi il Comune di Napoli, grazie al sindaco Luigi De Magistris e all'assessorato i giovani con questa rassegna vuole che gli occhi dell'opinione pubblica si possano fermare sulle pagine di impegno e di bellezza e di positività dei giovani, che è soprattutto la nostra strada maestra per lavorare anche laddove c'è degrado, c'è abbandono, c'è violenza, e lo facciamo con delle armi speciali che sono quelle della scrittura, della musica, dell'arte, della cultura, e lo facciamo grazie ai luoghi meravigliosi della città che diventano luoghi che aprono le porte alle ragazze, ai ragazzi, alle loro idee e soprattutto a questa rassegna. Vi invito quindi tutti a partecipare, a incoraggiare questi percorsi. C'è anche tanto spazio alla creatività, al centro direzionale, i contest, c'è tanto spazio al turismo, percorsi esperienziali cittadini e soprattutto ci sarà tanta voglia di condividere le emozioni. Giugno Giovani, un mese di emozioni. Testimonial della manifestazione Alessandro Gallo e Maldestro insieme al cantautore Andrea Sannino e alla scrittrice Serena Venditto. È un grande onore per me, una grande anche responsabilità. Certamente non ho la convinzione né la presunzione di poter dire che la mia musica parli ai giovani, intendo a tutti i giovani. Questo non lo so, però sicuramente la mia storia sì, perché vengo dalla provincia, da una provincia a rischio come quella che è stata Ercolano ad esempio negli anni 90, terra di faide e di camorre, oltre che terra meravigliosa degli scavi del Vesuvio, però ha avuto i suoi problemi e la mia infanzia è stata segnata da questo. E il voler sognare, voler realizzare a tutti i costi una vita migliore mi ha portato oggi a cantare a tantissime persone la mia vita e la mia verità. Io sono veramente fiera e onorata di essere stata chiamata per fare da testimonial a questo grande evento fatto di tanti piccoli grandi eventi che coinvolgono e incoraggiano i giovani a prendersi Napoli e a vivere questa città.